È un appuntamento consolidato, quello di Confindustria Abruzzo, che incontra la stampa per una verifica semestrale dell'andamento dell'attività industriale nella nostra regione. La crisi internazionale ha prodotto inevitabili conseguenze sul nostro territorio. Questo 13° rapporto ci dice intanto che l'economia d'Abruzzo ha fatto registrare un calo di ben 14 punti dal secondo trimestre 2008 fino a quello del 2009. Le esportazioni delle nostre aziende hanno fatto registrare un calo tale da costituire il terzo peggior risultato su scala nazionale. Tutte le voci proposte nell'indagine di Confindustria, e quindi dalle giornate di lavoro fino alle informazioni relative agli ordinativi nazionali ed esteri, denotano certamente una condizione di diffusa difficoltà. Giuseppe D'Amico, direttore di Confindustria Abruzzo. Nel momento in cui andare in crisi, grossi apparati industriali che erano quelli che costituivano, come dire, la spinta all'export regionale, ecco che l'export è calato in maniera drastica, si parla di cifre di oltre il 30%. Nonostante le difficoltà, le imprese continuano con energia ed entusiasmo, ma la regione può certamente far qualcosa. Mauro Angelucci, presidente di Confindustria Abruzzo. Che cosa chiedete alle istituzioni e alla regione in particolare? Le istituzioni devono fare, in questo momento bisogna fare tutto quello che è possibile cantierare, lo dobbiamo mettere subito in moto. Veniamo adesso alle istituzioni, riforma dei consorzi industriali e nuova legge sui confidi. Alfredo Castiglione, il vicepresidente della giunta regionale. Noi non abbiamo risorse endogene, tutti lo sanno che la nostra regione è una regione commissariata, possiamo solo ottimizzare le risorse che vengono dallo Stato tramite i fondi unici per attività produttive o ottimizzare al massimo i fondi comunitari, ed è quello che stiamo facendo,